Dolcinicorni coccolosi, in questo video andrò a spacchettare insieme a voi due nuove ball dedicate alle LOL Surprise Pets serie I Spy. Sto continuando la mia collezione e me ne mancano veramente pochissimissimissime, quindi incrociate subito le dita per me e se volete altri video dedicati alle LOL anche alle serie 4 mi raccomando lasciate tantissimi like e seguitemi su Instagram e su TikTok perché sto facendo tantissimi ma tantissimi video. Ok, detto questo, da quale inizio? Da questa qui. Iniziamo da questa qui, iniziamo a spacchettare. Quindi iniziamo subito ad aprire, ecco, la prima cerniera. Così, piano piano, no, l'ho aperta un po' male, sbuco un occhietto del nostro Pets. Quindi sfogliamo la ball e qui c'è l'indizio. E l'indizio dice, abbiamo una fiamma e abbiamo anche il simbolo delle freccette, quindi hot shot, speriamo bene, lo poso qui. Ovviamente anche senza la lente si vede comunque, si intravede l'indizio. E poi ormai li so tutti a memoria, quindi guardate un po'. Ok, la ball è azzurra, vado anche a rompere tutta la carta perché tanto io già gli indizi li ho tutti per il codice segreto, quindi vado a togliere l'ultima carta. Apriamola così e leviamo questa carta e poi andiamo a togliere anche l'ultima carta che sta sotto, qui, dove ci sono le nostre patatine. Ok, apriamo tutto perché sono curiosa, ormai sto completando la collezione, quindi speriamo bene. Buttiamo tutto giù, cos'è volato? Un pezzettino di cerniera, ma perché? Ok, iniziamo a toccare qualcosa. No, non mi dire che non ce l'ho. Allora, le istruzioni le possiamo prendere e buttare. La checklist la possiamo prendere e buttare. E il portabobè e lo possiamo prendere e buttare. Ok, vado a togliere anche la pellicola e vi mostro l'indizio. L'indizio, come ho detto prima, c'è il fuoco e ci sono le freccette, quindi è hot shot ed è l'Athletic Club, ormai lo sappiamo. Inizio da questo qui, che è la palettina. Sì, l'ho trovata, non ci credo. E ci dice che abbiamo trovato un coniglietto super mega puccioso che si abbina perfettamente alle mie unghiette, il colore è bellissimo. Poso qui, poi vado a prendere il biberon. Di che colore sarà il biberon? Sarà sempre lilla oppure bianco? È bianco e lilla, bellissimo, stupendo. Si abbina perfettamente alla nostra Pets, ma che bello, è anche tipo clear, stupendo. Poi questo qui che è il suo accessorio per la sua testolona. E guardate, è un berrettino bellissimo, tutto lilla. Ormai avete capito anche chi abbiamo trovato, è evidentissimo. Questo lo leviamo. Apriamo subito la busta e diamo il benvenuto alla nostra principessa. Eccola qui, sì, abbiamo trovato Hop Hop Sprint. Ed è carinissima, ciao! Ma che carina! Cioè, per me l'hanno fatta troppo pucciosa. È un coniglietto super mega carino e pucciosissimo. È bellissimo. Ma ciao, patatina! Ok, vado a prendere la checklist. Lei fa parte dell'Athletic Club. E infatti abbiamo trovato Hop Hop Sprints. Troppo carina e pucciosa. Così ho completato anche momentaneamente l'Athletic Club. Ok, adesso dobbiamo andare ad aprire la sua lettiera per prendere gli altri accessori, ovviamente, quindi vado a togliere la carta. Ok, e inizio subito a scavare, anche se già qua sbuca qualcosa. Ok, posso posare anche la palettina perché abbiamo trovato le sue scarpine, che sono troppo carine perché sono tutte lilla e bianche, sono bellissime, qua c'è la protezione che poi andrò a togliere. Ok, sono veramente pucciosissime, ma prima di vedere cosa fa la nostra cucciola andiamo ad aprire un'altra ball. Ok, apriamo l'altra ball e vediamo, speriamo, apriamo. Ok, l'ho aperta bene, miracolo, non ci credo neanch'io. E vediamo qui l'indizio, quindi ok, lo posiamo qui, ok, e vado ad aprire l'altra cerniera che è strettissima, è super mega stretta. Oh, si è aperta malissimo, vabbè, niente, buttiamo tutto a terra, ok, apriamo anche l'altra cerniera, sarà mica una doppia? Perché io me lo ricordo già questo indizio. Buttiamo tutto giù, leviamo anche la ball, il portaball, ciao ciao, le istruzioni, ciao ciao, e anche la checklist, addio checklist. Vediamo, già dalla sua testolina mi sa di sì, mi sa che ho trovato una doppia, però vediamo. Allora, prendo questo, sì,
Guardate, allora intanto vi faccio vedere l'indizio, anche se ormai l'abbiamo anche visto, rivisto, perché c'è la corona e l'ape, quindi quindi, ok, ormai li sappiamo anche a memoria, almeno io li so tutti a memoria. Apriamo e c'è la corona, sì, è la mia doppia, la posiamo qui e sì, mi sa proprio che è la mia doppia pezza, è una doppiona, sì, infatti, guardate, ci dice che abbiamo trovato una puzzola e ormai abbiamo capito che fa parte del Glam Club, quindi ce l'ho, sì sì, ce l'ho, è una doppia. Apriamo quest'altra bustina e prenderemo il suo biberon, infatti è tutto metallizzato e turchese, lo conosciamo benissimo. E allora dobbiamo risalutare per la seconda volta, guardate, no, non si vuole aprire, esci, eccola qui, la nostra Miss Skunk, ed è doppiona, guardate la testa al contrario, sembra l'esorcista, no, giriamola così, ok, così è più pucciosa e più carina, quindi già io l'ho trovata, infatti vi prendo la checklist e ho trovato già lei che fa parte del Glam Club, Miss Skunk, insieme alla nostra Show Pony che era bellissima e pucciosissima. Ok, quindi niente, io adesso vado ad aprire la lettiera, però io questa qui poi la scambio o comunque la vendo nei miei eventi. Infatti all'ultimo evento vi siete presi tantissime delle mie doppione, quindi grazie grazie, mi sono piaciute tantissimo. Ed ecco qui, qui all'interno ci saranno i suoi accessori che io non andrò a prendere, perché così chi l'acquisterà da me e chi la cambierà, la scambierà con me, avrà il piacere di scavare la lettiera. Eccola qui la nostra Hop Hop Sprints, pronta per il suo bagnetto, quindi la vado ad immergere e infatti già lo sapevamo benissimo perché se aveva il biberon con il sapone faceva la cosa misteriosa, ma lei invece fa la pipì, perché infatti guardate, eccola qui, sì, la nostra piccolina, lei fa tantissima pipì. Ed eccola qui la mia nuova cucciolotta, sto notando che le scarpe sono super larghe, quindi cadono, ma perché? Perché non ci tenete ai dettagli? Le scarpe sono gigantesche, quindi quando io la vado a mettere così e cadono, ma una come dovrebbe fare non lo so, non è giusto? Un pochettino di cura nei dettagli dopo che costano un bel po' queste LOL. L'altra invece è una doppia, quindi non ve la faccio vedere sistemata perché la darò e la scambierò con qualche dolce unicornino nei miei prossimi eventi. Invece lei è pucciosissima ed è patatina. Se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con tantissimi like. Io vi mando un grandissimo bacio super mega puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni.